È stata ancora una volta la voce potente del tenore franco-tunisino Amadi Laga a portare in scena il Nessun Dorma, l'aria più celebre, applaudita e amata del repertorio pucciniano, per la terza delle quattro rappresentazioni di Turandot in programma al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago. Dopo il debutto del 14 luglio con un red carpet da sogno, l'opera, affidata come noto quest'anno alla regia di Alfonso Signorini, ha riportato con efficacia sul palco la storia della principessa di ghiaccio, per la prima volta interpretata da Irina Rinzuner, accanto all'ormai familiare voce del Calaf di Laga. Sempre perfetto l'allestimento scenico di Carla Tolomeo e i bellissimi costumi di Fausto Puglisi. Sul podio invece ha fatto il suo debutto in Italia il giovane direttore norvegese, il maestro Vegard Nielsen. Il Festival Puccini prosegue fino alla fine del mese. Per la prossima settimana sono in programma le repliche della Tosca con la regia di Enrico Vanzina, giovedì 10, e la Bohème diretta da Maurizio Scaparro, venerdì 11 agosto.